Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della diastasi dei muscoli retti e lo faremo insieme a due professionisti, insieme al dottor Roberto Campagnacci. Ben trovato, dottore. Buonasera, buonasera. E insieme al dottor Leonardo Apolloni. Buonasera, dottor Apolloni, e benvenuto. Grazie e buonasera anche a voi. Allora, dottor Roy Campagnacci, ultimamente si parla tantissimo della diastasi. Che cos'è e quanto è diffusa? La diastasi dei muscoli retti è un allontanamento dei due muscoli retti sulla linea mediana, definito come allargamento o eccessiva separazione dal punto centrale, ed è diffusa nel 30% circa delle donne che hanno avuto una gravidanza. I fattori di rischio, come vedete, sono gravidanza, obesità e precedenti interventi chirurgici, ma la gravidanza è in particolare il fattore predisponente ed è stimabile nel 30% delle donne che abbiano avuto una gravidanza. Si tratta di una problematica di natura estetica, dottor Apolloni? Ma è anche una problematica di natura estetica, diciamo, sarebbe molto riduttivo confinare la diastasi esclusivamente ad una problematica meramente estetica, quando essa in realtà è un problema di natura innanzitutto funzionale, proprio per il fatto che viene questo allontanamento eccessivo dei muscoli retti addominali determinano una disinergia tra le varie componenti muscolari dell'addome, e con una conseguenze che si ripresentano appunto funzionalmente a diversi compartimenti, quindi disturbi funzionali quali possono essere l'incontinenza urinaria da stress o anche la lombalgia oppure dei disturbi respiratori. Quindi ecco, essenzialmente è una problematica di natura funzionale. A quanto pare. Non solo di natura estetica. Dottor Campagnacci, prima lei ci ha accennato che uno dei fattori predisponenti è appunto l'aver avuto qualche gravidanza. Ce ne sono degli altri fattori predisponenti? Quali sono le cause? A parte la gravidanza, gli altri fattori sono l'obesità eccessiva e l'aver subito interventi chirurgici in precedenza. Sono due fattori anch'essi che hanno una certa incidenza, perché l'obesità, se pensiamo a quanto è diffusa, possiamo farsi un'idea di quanto possa essere importante questo. Perché l'obesità? Perché l'obesità determina un'eccessiva spinta sulla parete addominale. Contemporaneamente l'obesità determina una cedevolezza dei tessuti connettivi. Siccome la linea alba, la linea mediana, è un tessuto fibroconnettivo, a lungo andare la spinta, la cedevolezza determinano diastasi. Quindi l'obesità è un fattore molto importante da considerare e possibilmente da evitare. E quando è indicato l'intervento chirurgico per la diastasi? L'intervento chirurgico è indicato in tutti quei casi in cui si hanno i sintomi, a prescindere dalla dimensione della diastasi, dai valori dimensionali della diastasi. Quindi i sintomi che accennavo prima, i più classici sono appunto l'incontinenza urinaria da stress, oppure la lombalgia cronica, spesso imputata ad altri motivi, ma è sempre bene pensare nella persistenza di questo sintomo anche in una donna che presenta la diastasi all'origine proprio dalla diastasi stessa. Oppure possono essere i disturbi respiratori dovuti proprio al fatto che si ha questa alterazione di equilibrio di forze tra i muscoli addominali, in questo caso il diaframma, il muscolo diaframmatico che riveste la parte superiore di questa sfera, diciamo, che può essere considerato l'addome, esso stesso, alterando questo equilibrio di forze, può dare dei disturbi respiratori, sia diurni che magari le apnee notturne. E quindi, diciamo, in tutti questi casi di presenza di sintomi è indicato l'intervento. Per dimensioni della diastasi inferiore ai 3 cm, 2,5-3 cm, può essere suscettibile di un trattamento fisioterapico, eventualmente proprio volto a rafforzare la muscolatura addominale ed anche a migliorare la dinamica respiratoria e quindi diminuendo la pressione intraaddominale. Per riuscire ad avere una diagnosi di diastasi è necessario sottoporsi a delle indagini invasive, dottor Campagnacci? Indagini non invasive ma specifiche, sì, perché molto spesso noi vediamo casi di soggetti che vengono con una diagnosi ecografica
ed è una diagnosi iniziale sufficiente, ma non del tutto per poi porre l'indicazione chirurgica. Prima ancora degli esami c'è una clinica, come vedete dalla fotografia a destra, l'addome è evidentemente svasato con un'ernia umbilicale associata. Quello che è l'esame principe per porre corretta diagnosi di diastasi dei muscoli eretti, per definirne le dimensioni, la distanza, per vedere il trofismo muscolare, quindi per in qualche modo programmare l'intervento più adeguato, è un attacco dell'addome senza metodo di contrasto, fatta in statica e sotto ponzamento o sotto manovra rialzata. Anche la risonanza può avere un ruolo in chi non può fare l'attacco. L'ecografia è un esame introduttivo, però si tratta tutti di esami non invasivi, soprattutto senza metodo di contrasto endovenoso nel caso di TAC o di risonanza. Quindi l'esame direi molto molto ben tollerati da chiunque. Quindi non invasivi. Dottore, ma l'ernia addominale e la diastasi sono la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa, anche se diciamo profanamente possono avere un'apparenza simile, nel senso che entrambe si manifestano come una tumefazione dell'addome in corso di uno sforzo. Diverse sono le basi fisiopatologiche, nel senso che nell'ernia si ha una soluzione di continuo dei tessuti molli addominali, quindi dei muscoli e delle fasce muscolari, un piccolo buchino da cui i visceri fuoriescono dall'addome. Nella diastasi invece abbiamo semplicemente un allontanamento appunto della muscolatura retta addominale, un assottigliamento della fascia che riveste questi muscoli, e di conseguenza l'aumento della pressione intraaddominale spinge su questa zona indebolita provocando una protrusione dei visceri, ma senza la loro fuoriuscita effettiva dall'addome. Quindi diciamo appaiono simili, ma sono completamente diverse. È da dire però che nel momento in cui si interviene per l'ernia, nella presenza anche di una diastasi, è auspicabile riparare entrambe, perché correggere solo l'ernia ma lasciare la diastasi così com'è predispone sicuramente ad un rischio molto più elevato di recidiva erniaria, quindi ad un laparocele. L'intervento chirurgico per la correzione della diastasi è un intervento laparoscopico? Sì, è un intervento laparoscopico, è un intervento estremamente invasivo. Qui c'è da considerare una cosa, che tutti gli interventi che vengono fatti sulla parete addominale, aprendo la parete addominale, ovviamente a fin di bene, però hanno una loro componente di ulteriore indebolimento. Quello che invece non prevede l'apertura completa della parete addominale è questo tipo di conseguenza spiacevole e preferibilmente da evitare, la riduce notevolmente. Quindi sì, l'intervento laparoscopico ed estremamente minimo. Cioè, ve ne sono diverse di tecniche, come vedete, la TESA, la THD e l'ultima, una delle più innovative, la MISAR, Minimal Invasive Stapled Abdominal Wall Reconstruction, che è l'intervento che noi eseguiamo, come del resto gli altri, con degli eccellenti risultati. Come vedete, la minimasività si vede in questa diapositiva. Sono tre mini incisioni la cui sommatoria complessiva è di circa 2 cm. Si possono fare lisi di aderenza, si possono associare interventi come la domoplastica, si possono liberare altri difetti di parete in una linea mediana, si possono fare anche interventi associati, ad esempio togliere la colecisti. È diciamo una procedura che alla fine non lascia veramente nessun tipo di evidenza di accesso, ed è invece una ricostruzione completa della mediana addominale che va dalla zona sovrapubica fino alla sifoide, quindi per una lunghezza di decine di centimetri, 20, 25, 30 centimetri, senza incisioni evidenti, e soprattutto al di là dell'incisione, al di là del fatto di essere estetica, senza indebolimenti ulteriori. Come vedete, l'accesso prevede di penetrare attraverso la parete andando a isolare la fascia posteriore dei muscoli eretti, poi da lì con una suturatrice meccanica ricostruire la linea mediana avvicinando, eliminando la diastasi e ponendo una rete protesica a garanzia del risultato definitivo. Poi c'è una piccola sutura intraaddominale di pochi centimetri. La flowchart è questa. Come si fa diagnosi e poi come si va all'intervento, in questo caso MISAR, visita clinica, c'è una valutazione nutrizionale, chiaramente il paziente sovrappeso deve ridurre il peso corporeo per arrivare a un BMI sotto 25 prevedibilmente.
una visita di chirurgia plastica laddove si vogliano associare procedure tipo la abdominoplastica, e poi una volta completato tutto questo, preparato il paziente al meglio, si va a intervento. Ma l'intervento prevede che ci sia, diciamo, una collaborazione del paziente, perché il paziente deve essere informato e deve accettare di indossare una fascia elastocompressiva per 2 mesi, 1 mese di giorno e notte, l'altro mese solo di giorno, evitare inizialmente impegni addominali significativi, impegni fisici generali significativi, e poi sottoporsi alla famosa ginnastica compressiva dopo il secondo mese per mantenere il tono di parete e mantenere il risultato. Devo dire che i soggetti che vengono operati per diastasi e che accusano lombalgia anche importante e anche incontinenza urinaria da stress, in effetti la più grossa soddisfazione è vedere che il giorno dopo questi dolori sono scomparsi. Perché effettivamente la teoria della sfera che avete visto in precedenza sulla diapositiva è proprio quella. Un'alterazione della parete provoca queste due principali conseguenze oltre a quelle respiratorie. Chiarissimo, dottore, grazie. Per concludere, ci può essere una recidiva? Sì, la recidiva in tutti gli interventi di diastasi è possibile, anche se inizialmente con interventi di chirurgia aperta ed altre tipologie di intervento il valore globale di recidiva si attestava intorno al 40%. Adesso con questa tecnica MISA, con perfezionamento della sua tecnica, il valore si è abbassato a circa il 16%, quindi un valore molto migliorativo, dovuto anche al fatto dell'attenzione che si pone, come accennava prima il dottor Campagnacci, anche al controllo post-operatorio, quindi alla ginnastica ipopressiva che si viene ad attuare proprio al fine di rafforzare la parete addominale e migliorare la dinamica respiratoria, quindi al fine di diminuire sempre di più la pressione addominale e migliorare appunto la contenzione muscolare della sfera addominale. E questo ha portato ad un importante abbassamento della percentuale di recidiva. Benissimo, la ringrazio molto, dottor Polloni, è stato un grande piacere conoscerla, presto. Altrettanto, grazie, buonasera a tutti. E grazie, dottor Campagnacci, a presto. A presto, buonasera, è stato un piacere, arrivederci. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.